Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Amico Cane. I cani sono tutti uguali? Ovviamente, non sto parlando del fattore estetico. Hanno tutti le stesse esigenze? Che cos cosa sono le motivazioni di razza? Avevamo iniziato a parlarne con la dottoressa Elena Garoni, medico veterinario comportamentalista, che adesso è qui con noi in collegamento. Buonasera! Buonasera a voi! Eccoci, allora dunque. Ovviamente la domanda era una domanda eh, provocatoria, i cani sono tutti uguali, lo sappiamo benissimo che non sono tutti uguali, però hanno delle, delle esigenze magari che possono accomunarli in qualche modo no? a gruppi. No? Abbiamo iniziato a parlare delle motivazioni di razza. Iniziamo magari ecco. Eh, a, a dire che cos'è, a rinfrescare un po' la memoria di cos'è una motivazione di razza e a dire perché i cani non sono tutti uguali. Dunque, i cani non sono tutti uguali, giustamente, non certo dal punto di vista estetico, non soltanto dal punto di vista estetico, come eh, già accennava, ma sono, possono essere diversi dal punto di vista comportamentale. E... E quindi è una grande ricchezza questa, un nostro patrimonio, perché i cani hanno delle caratteristiche tipiche, della, comuni alla loro specie cane quindi dei comportamenti eh, che tutti i cani presentano, poi gli uomini, gli umani hanno agito su un prototipo di cane eh, e l'hanno modificato scegliendo i riproduttori e scegliendo gli elementi della cucciolata, i soggetti della cucciolata, eh, che avevano delle caratteristiche che potessero aiutarli in uh, alcuni ruoli. In, eh, nei lavori, quindi eh, com hanno cominciato a scegliere i cani eh, con delle zampe lunghe perché potessero fare i cani da caccia a prede veloci, oppure hanno scelto dei cani con la testa grossa e molto muscolosi perché quelli erano naturalmente più adatti alla guardia. Quindi eh, i cani possiamo dire che abbiano eh, delle caratteristiche comuni. Ovviamente, e sono soprattutto tutte da rispettare. Poi, però, la grande avventura che eh, abbiamo quando prendiamo in affido un cane è proprio anche eh, poter scegliere o comunque essere consapevoli che dietro l'aspetto estetico spesso si celano ehm, delle, ce delle differenze comportamentali che noi stessi abbiamo creato, costituendo i, le razze. O meno riconosciute, e poi l'altro, ulteriore avventura è riconoscere le, le caratteristiche dell'individuo del nostro cagnoletto. Che ci Quante razze in ci qua. sono? Dunque è un numero un po' variabile perché dipende, ehm, perché continuamente eh, i, gruppi di, i gruppi, i club di razza fanno richiesta per l'ingresso di nuove razze nella Federazione Cinologica Internazionale. A cui noi in Italia rispondiamo. Diciamo che sono. Sulle 350-360 razze in questo momento riconosciute e poi naturalmente Santissime. ci sono tutti gli incroci. E ha messo mano l'uomo in queste razze proprio perché appunto diceva eh, in base alla, alla funzione no? eh, che voleva da, da, da questo cane, insomma voleva... Sì, 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 compresa la funzione estetica, naturalmente, perché poi sappiamo che noi umani abbiamo anche una, una prevalenza e una preferenza per la pura bellezza, quindi alcuni cani, come posso, posso, non so, il maltese che, oppure il pechinese, ehm, sono stati proprio selezionati per il loro aspetto fisico, esclusivamente per il loro aspetto fisico, altri per il loro aspetto fisico e comportamentale per fare un determinato tipo di lavoro. Certo, la scelta responsabile deriva proprio da, dall'ascoltare e dal conoscere queste motivazioni di razza, la scelta responsabile di adottare eh, diciamo, il cane che più si confà alle nostre esigenze e rispettando le sue, ovviamente. Quindi um, oggi parliamo in particolare di un gruppo eh, di cani che, mm, che ha un, più o meno le stesse caratteristiche. Cosa sono le motivazioni di razza in particolare? Dunque, le motivazioni di razza sono eh, un, un incrocio, un connubio stretto tra i desideri e i bisogni dei cani. Cioè, cosa i cani desiderano e nel contempo cosa hanno bisogno di fare. Sono tipiche di tutta la specie cane. Quindi, per esempio, faccio subito un esempio, la motivazione territoriale è il desiderio e il bisogno del cane di tenere al sicuro il proprio spazio. Oppure la motivazione predatoria è il desiderio e il bisogno di rincorrere le prede in movimento. L'ultima che vi cito, giusto per, per esemplificare, le eh, useremo, useremo questi termini e li aggiungeremo per i cani che, che affronteremo, eh, è la motivazione collaborativa cioè il desiderio e il bisogno di fare delle cose con qualcun altro, non in totale autonomia, ma di imbastire un progetto, una pianificazione e farla con qualcun altro. Quindi c'è un, un elenco di motivazioni tipiche della specie, cane, che più o meno tutti i cani hanno e poi a seconda della selezione che l'umano ha ehm, avviato su quei soggetti, ci sono delle motivazioni più espresse, o meno espresse. Voglio dire, se io ho bisogno di un cane da caccia, eh, costruirò un cane che ha dal punto di vista fisico eh, la possibilità di accorrere molto veloce e la possibilità di annusare con eh, grande accuratezza, perché si seguono le tracce, ma nel contempo selezionerò anche quei cani che vogliono, che desiderano. Eh, eh, rincorrere le prede quindi hanno un'alta motivazione predatoria e quindi gradualmente di generazione in generazione costruirò, per esempio, quello che noi chiamiamo e che avevamo già visto l'altra volta insieme. Esatto. Nella puntata, chiedimi se sono felice, questo è il titolo della puntata. Bello. Invece, oggi quale gruppo eh, affrontiamo, quale gruppo scopriamo? Insomma. È un, un gruppo molto interessante, come tutti però, perché a me poi piacciono i cani assolutamente, piacciono tutti, piacciono molto, moltissimo gli incroci. Parliamo di eh, cani eh, pastori conduttori del gregge. Quindi, già dobbiamo fare una differenza tra i conduttori del gregge e i guardiani del gregge. Eh, facciamo degli esempi: un guardiano del gregge è un tipico mare in mano. Maremano, Ciarplanina, Caucaso, che fa solo la guardia al gregge, solo per semplificare. Eh, ma un cane conduttore, quelli di cui parleremo oggi, sono cani che fanno anche un po' di guardia, ma sono soprattutto quelli che recuperano, gestiscono, inviano eh, le greggi negli spazi. Quindi tengono sotto controllo le pecore o le vacche, oppure nel nord Europa le renne, per esempio, eh, le controllano, le tengono lontane dai pericoli, le spostano da un luogo all'altro, cioè le inviano a spostarsi da un luogo all'altro e poi, nel, se è il caso, le portano nell'ovile. Quindi, come potete immaginare, è un lavoro molto fine. Questo. Eh, I cani tipici, i pastori conduttori sono molto numerosi nel nostro gruppo. Sono dei cani che hanno un po' perso le caratteristiche di puro pastore, come per esempio i pastori tedeschi, ma rimangono dei pastori conduttori, un po' molossimi, però eh, tipici. E un um, altro esempio, molto che, che probabilmente vi richiama già una morfologia, una faccia, un'estetica, è il border collie mh, quello bianco e nero. Oppure il Colli vero e proprio, eh, quelli della mia età si ricordano senz'altro lessi, lessi. Eh, oppure, ehm, oppure dei pastori che possono essere i Briar per esempio, i pastori della Bri. oppure il piccolo Corgi, quello della regina Elisabetta, anche quello è un pastore conduttore, pensate quello di vacche, di mucche, a dispetto della piccola taglia della, della... fattiera. E quindi hanno delle caratteristiche che li accomuna. Sì, chi prende un pastore conduttore, eh, anche un australiano, un australian shepherd, un pastore australiano che è così di moda, moda adesso, deve sapere che ha delle esigenze importanti. Perché tutta quella vivacità e quell'attenzione eh, su quello che succede a che un pastore conduttore deve avere perché non deve mai smettere, non deve mai dormicchiare eh, con il greggio perché il greggio può mettersi in qualunque momento in grave pericolo. Quindi deve avere una grande sensibilità e la capacità di vedere molto bene, una reattività anche. Quindi le caratteristiche sono quelle di non dormire mai o quasi, sempre pronto a rispondere alle, alle cose che noi gli chiediamo. Questo è bellissimo, stupendo, perché avremo sempre un cane che gli diciamo vieni e lui sarà qui a guardarci pronto, pronto a dire certo facciamo delle cose insieme, ma se siamo delle persone eh, piuttosto sedentarie o che preferiscono fare dei lavori in casa piuttosto che stare all'aperto, forse questi non sono proprio i cani adatti a noi, perché hanno tantissima esigenza di fare movimento, quella è la… Motivazione cinestesica, la chiamiamo, proprio fare movimento puro, senza, quasi senza un, un, un obiettivo. Ma saltare, correre, infilarsi in posti. E quindi prima, prima esigenza fortissima è il movimento puro. Che vuol dire che tradotto vuol dire due ore al giorno almeno? Due ore al giorno. In libertà spesso senza guinzaglio, dove in posti adeguati, dove, dove possa esprimersi completamente. E, e non, tutti, non tutti noi purtroppo abbiamo la possibilità di spendere due ore al giorno almeno nei campi o nei boschi, e quindi questo già, è già certo. una, un limite. Mm? Quindi, ecco, che proprietario, il proprietario ideale, qual è allora a questo punto? per questo tipo di, di, di razze, insomma. I, I proprietari ideali sono tutti quelli che hanno eh, la possibilità e l'intenzione, tutte e due le cose, è che, che sia possibile e che io desidero cambiare la quotidianità. Eh, non si può pensare di prendere un cane e di rimanere identici nella eh, gestione della propria vita. Un cane è una rivoluzione. Che sia minuscolo come un pechinese o che sia enorme come un charplanina. E di conseguenza eh, tutti possiamo cambiare eh, modalità e modi di vita. Certo, se abbiamo un, um, un lavoro che ci occupa otto ore al giorno e poi abbiamo due ore per tornare a casa, i pastori i conduttori non sono affatto i nostri migliori compagni, ma io mi chiedo quale cane altro? Nessuno. Non esiste nessun cane che possa resistere dieci ore a casa da solo stando bene. Quindi non è forse il momento di prendere il cane, si può rimandare o si può andare in canile a fare del volontariato se vogliamo portare un giro un cane una volta ogni tanto, ma un, un cane è una rivoluzione. Certo, questo sicuro. E a proposito di canile, abbiamo... Insomma parecchi, tra l'altro appunto le adozioni sono tantissime eh, in questo periodo, anche per esempio al canile di Gallarate, eh, mi, mi diceva che appunto erano arrivati a quanti adozioni? Abbiamo detto, in sui... questo momento ci sono 15 preaffidi in corso, sapete che al canile di Gallarate bisogna frequentare un po' i, i cani prima di poterli portare a casa, un buon metodo per capire se si, certo. è, se si può andare d'accordo, no? E eh, quindi eh, fanno le preadozioni. Ed è una bellissima notizia, è una specie di, mo di, di, di molla che si è schiacciata in questi giorni di quarantena mm -hmm. e che fortunatamente è rimasta integro il desiderio di avere a casa un cane. Sì, ecco. sì è una bellissima notizia. Tra gli ospiti, chiamiamoli così, c'è anche un cane che eh, ha delle... Caratteristiche no? che abbiamo menzionato sino ad ora. Eh, si chiama Pumba. Eh, lei lo conosce vero questo sì, sì, cane sì, di sì, cui sì, stiamo sì, parlando. Sì. Lo, vedo, lo vedo poco, fortunatamente, perché è un cane che, che non ha bisogno del mio, della, delle mie capacità di medico comportamentalista, quindi eh, non, non ha bisogno di me fortunatamente per lui. Eh, è un ricciolino, ehm, è, è un incrocio naturalmente, probabilmente, e qui rimane il probabile perché eh, non, a, non abbiamo la possibilità di, di esserne certi, ma dal punto di vista eh, morfologico, quindi dal suo aspetto fisico e dalle sue caratteristiche, potrebbe essere un incrocio di ehm, pastore bergamasco. Quindi mh, un cane tipico delle nostre Alpi e prealpi, un cane molto attivo anche questo, eh, che ha delle caratteristiche da pastore conduttore, cioè voglio fare movimento, adoro fare qualcosa con te, quindi una grandissima collaboratività con noi e ehm, una grande sensibilità emotiva. E, e devo aggiungere, come tutti i pastori bergamaschi, un cane che si prende delle responsabilità. Quindi è probabile che poi sia lui che eh, decide chi può avvicinarsi o chi no, non è, naturalmente andando in, in morso, non in aggressività, non è, questo non è il caso di Pumba, però magari può essere un po' severo se vede, se vede qualcuno che si avvicina a lui o alla sua famiglia, perché questo della guardia è un'altra caratteristica che si aggiunge ai pastori conduttori possono essere anche degli ottimi cani guardiani e di protezione. Ecco allora ringraziamo la dottoressa Garoni e noi andiamo proprio a conoscere Pumba. Pumba è un cane che è qui nel canile di Gallarate da circa due anni e diciamo che è il cane ideale, perfetto eh, per coloro che non vogliono avere l'impegno Diciamo equivalente al cucciolo. Vi spiego meglio perché. Perché Pumba è assolutamente abituato a stare a casa, quindi per lui va benissimo una sistemazione in una casa che sia appartamento o casa col giardino. È un cane che non ha grosse pretese, anche perché ricordiamoci che ha 9 anni, per cui non ha l'esigenza di uscire diverse volte durante la giornata e fare passeggiate molto impegnative. Lui, infatti, per quello che vediamo qui in Canile, richiede di uscire alcune volte durante la giornata senza fare passeggiate troppo lunghe. E, è ideale in un contesto, eh, una famiglia di persone adulte, eh, forse è compatibile con gli altri cani nel senso che dobbiamo fare prima delle verifiche, eh, sicuramente non con cani maschi, ma con le femmine potrebbe andare d'accordo con alcune, eh, forse anche con i gatti perché non ne abbiamo la certezza, però noi siamo sempre disponibili per, per provare il tutto in sicurezza. E, mh, per lui, appunto, una famiglia di, di persone adulte sarebbe ideale, eh, anche una famiglia tranquilla che impari ad accoglierlo senza avere eh, grosse pretese, quindi coccolarlo subito, eh, dargli fastidio magari mentre mangia, cioè rispettare quelli che sono i suoi spazi. E, e, Puma è veramente un cane molto grazioso, è un cane che eh, ama la compagnia però appunto come vi dicevo ama anche i suoi spazi e, e rispettare soprattutto nei primi mesi di conoscenza ehm, le, sue, le sue esigenze. Pumba è un cane con... Ehm, un carattere decisamente dolce, è un cane non invadente, non salta addosso, rispetta le distanze, vuole stare a volte nel suo ma lo fa veramente dolcemente perché poi invece quando vuole essere coccolato arriva per chiedere delle coccole, è come dire quasi un cane non impegnativo. Sappiamo tutti che ovviamente i cani sono impegnativi perché hanno delle loro esigenze, eh, però Pumba è il cane adatto un po' a tutti, soprattutto magari chi è la prima esperienza. Eh, sfatando un po' il mito lo prendo da cucciolo che lo cresco come voglio io. Magari andando incontro a un cucciolo, ehm, il cucciolo poi ha un lato del carattere che si fa fatica a gestire. Invece, Pumba veramente è veramente adatto a chiunque eh, ed è veramente un gran cane, semplice, un cane semplice con un bellissimo carattere. Pumba vi aspetta al canile di Gallarate nell'associazione Pensiero Meticcio in via degli Aceri 15 a Gallarate, appunto. Eh, gli orari di apertura sono dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle, alle 18 tutti i giorni tranne la domenica pomeriggio che siamo chiusi. Vi aspettiamo ed è tutto per questa puntata di Amico Cane. Vi ricordo l'indirizzo mail se volete scriverci a amico cane. chiocciola rete 55.net. Vi auguro una buona serata, ci vediamo giovedì prossimo alle 20.30, sempre su Rete 55.